Buonasera, buonasera a tutti. Rieccoci qua, un'altra fantastica domenica. Allora, vedo che stasera siamo proprio in tantissimi, non vedevate l'ora di vedere questo bellissimo gioco di pesca. Questo mi entusiasma sempre di più. Buonasera Wally, buonasera Olivier, buonasera Oblivion. Benvenuti. Allora, che si dice? Cosa avete fatto di bello oggi? Siete andati a pescare? C'è qualche pescatore tra voi? Ciao Giorgio, buonasera, benvenuto. Come pulizia di casa? Ma no, di domenica si esce, si gira, si va al mare, si va a prendere un gelato. No, niente, non si dorme, assolutamente. Pensa che io ho lavorato questo pomeriggio, sono andato in magazzino con tutta la roba di lottomatica. Pensa un po'. Che bello, che divertimento. Ciao Alessandro, benvenuto. Alessandro, tu sei un pescatore, vero? Ricordo bene. Il massimo che ho fatto è stato in una fiera dei pianti in giardino. Troppo lavoro, è stancante anche quello. Io l'ho giocato su Dreamcast, pensate che l'avevo comprato e, nel bundle quello col mulinello e purtroppo l'avevo venduto. Tuttora me ne dispiaccio. Ah, bellissima la pesca su Zelda, divertentissimo. Beh, diciamo che nei Zelda si pesca un po' dappertutto, eh. Poi in tutti i Zelda c'è la parte pesca. Gli ultimi non so perché non li ho giocati, perché non sono Zelda. Quindi sono un altro gioco. Perciò li ho evitati, un po' come non ho giocato gli ultimi Final Fantasy. Dal momento in cui sono diventati degli action e non più giochi di ruolo a turni, ho smesso di giocarci. Ma no, comunque, come vi dicevo, io avevo preso il bundle quello col mulinello e mi ho divertito tantissimo, tantissimo. Poi, ripeto, ovviamente, se non siete pescatori, magari vi divertite un po' meno, però se uno va a pescare, pesca anche a livello amatoriale, non per forza, cioè non fa le gare. E poi, vabbè, io pesco solo in mare, tutti i tipi di pesca, ma solo in mare. Bello col Mulinex, esatto. Per fare la massaglia e fare frullare. No, comunque, a parte gli scherzi, è davvero figo il mulinello. E non sono più riuscito a trovarlo e quando l'ho trovato aveva dei prezzi esorbitanti fuori di testa. Quindi ho evitato di acquistarlo. Però aspettate che, come mi sono infervorato dalla live, mi è venuto un po' caldo, accendo il climatizzatore, che se no mi sudano le orecchie, e le orecchie che sudano non sono mai una cosa positiva. No, no, non opponeva resistenza. No, purtroppo no. Però era figo comunque. Sì, bello bello. Adesso vi faccio vedere una cosa. Vediamo se riesco a trovarla. Vi faccio vedere una mia cattura di qualche anno fa. Purtroppo la mia foto col pesce che ho preso è andata persa insieme al mio telefono, però c'è mio zio che ha voluto fare la foto anche lui e quindi ce l'ho. Però questa qui non rende.
Perdonate il fisico possente di mio zio, ma non so se si vede. Era un pesciolino discreto, quando ancora avevo il tempo di andare a pescare in estate e in autunno. Però vabbè, avrei altre 10.000 foto, però quello diciamo che è la mia pescata, diciamo, della vita, chiamiamola così. Era 17 kg. Un'ora e mezza di combattimento. È stato veramente, veramente bello. Poi vabbè, dai 2 ai 5, 6 kg, diciamo che lo prendo abbastanza frequentemente, però così grande è l'unico che ho preso. Sì. È stato molto bello. Questo gioco purtroppo è pesca sul fiume o nel lago, comunque pesca d'acqua dolce. Io non l'ho, forse una volta sono andato a pescare delle carpe, ma non mi è piaciuto eccessivamente. Non so perché. Sono di acqua salata più che altro. Poi vi voglio far vedere anche un'altra cosa, una foto artistica. Faccio vedere una foto artistica che ho fatto una mattina alle 6. Io non è che ho tutti questi mezzi fantastici. Ho un piccolo gommone di 3 metri con cui vado solo per rilassarmi, proprio appositamente per quello. Ecco qua, diciamo, chiamiamola foto artistica. Ok. Qualche altra, non so se c'è qualche altra cattura interessante. Barracuda. Sì, dai, però diciamo che mi arrangio, dai. Non. Eccola qua, questa qui è bellissima. Guardate sta foto. All'alba, sul mio gommoncino, che pesco. Vediamo se riesco a farvi vedere qualcos'altro, così giusto per farvi vedere che non sono un pescatore multimediale e basta. Mi sa che non ho nient'altro a portata di mano. No, purtroppo non ho nient'altro a portata di mano. Va bene, non fa niente. Comunque avete visto che qualcosina la prendo anche io. Ma guarda, il tutto sta a iniziare. Diciamo che la maggior parte delle persone che non hanno mai pescato, magari la prima volta si annoiano, la seconda si annoiano, poi quando ti entra la passione inizi anche tu ad apprezzare. Che poi pescare non è come si vede nei film. Come dice la leggenda, stare fermi in silenzio, tutto il cioè non. Almeno la pesca che faccio io non è così, quindi è molto più movimentata. Diciamo che sì, può capitare che stai anche un'ora senza prendere un pesce, però in linea di massima qualcosa la tiri su sempre, piccola o grande che sia. Anche se da bambino guardano sempre un po' il pallino, mi è venuto. Mi ha costruito la canna. Ah, beh, dai, penso che un po' tutti abbiamo pescato da bambini con la canna costruita artigianalmente. Diciamo che qualcuno ha continuato con la canna costruita artigianalmente anche da adolescente, ma parliamo di un altro tipo di cose. Ma guarda, guarda il bivio che sembra una fesseria, ma guarda che pesca la graffetta, eh. La graffetta pesca. Cioè,
Ci ho provato un paio di volte e comunque qualcosa l'avevo presa. Sì. Anche guarda, sono qui, non sono riuscito a farmi piacere. Allora, io so, non mi ricordo benissimo di dove siete, ma a me per quanto riguarda la pesca in mare. Non, capisco che non tutti possano praticarla, più magari quella su fiume o lago, che sì, è divertente, ma relativo, anche perché io non faccio pesca sportiva, io tutto quello che pesco lo mangio. Quindi non vendo e non ributto in acqua. Qualsiasi cosa viene tirata fuori dall'acqua viene mangiata. Quel pesce, quello che vi ho fatto dire, 17 kg, abbiamo mangiato in 30. Ciao Daniele, buonasera, benvenuto. Bello Sanpei, bello. Io da appassionato di anime l'ho visto tutto. Questo anche, diciamo, non so se sia una serie staccata, c'è una parte dove andava a fare i tornei di pesca in mare, non solo su fiume o lago. Diciamo che il gioco in sé comunque è abbastanza semplice, non c'è granché da fare, diciamo. Però non lo so, a me piace tanto, è piaciuto tantissimo. Pure io sono appassionato di anime, come per l'appunto quando quello Evgeny Sanpei, che ha pure una splendida sigla, sì, verissimo. Va bene, le sigle di quel periodo sono tutte belle, tutte. Io sono, vabbè, un po' che non le ripasso, ma ho fatto un conto e ne conservo circa un centinaio, più di un centinaio a memoria. Sigle che ce ne metti qualcuna. Anche in giapponese, ovviamente non dicevo le parole, ma emettevo i suoni uguali, chiaramente, perché non ho, anche se ho la passione per le lingue orientali, non ho mai studiato, quindi diciamo che dire le parole, capire le parole è un po' complesso. Bene, io non so cosa vogliamo fare, iniziamo. Stavo aspettando che entrasse qualcuno in più, ma evidentemente sto gioco fa un po' schifo a tutti, visto che siete in 9. Però dai, vai, vai, vai. Palla a girare questa canna. Allora, andiamo a sistemare la chat, perché se no, come sempre, non vi leggo più perché non ci vedo niente. Allora, ingrandiamola un pochino. Ok. Versione PC. Versione PC. Ok. Ci siamo, allora. Iniziamo questa bella pescata. Gioca, guida, no, giochiamo, gioca.
Modalità classica, modalità allenamento, indietro. Mettiamo modalità classica. Nuova partita. Ok. Chi prendiamo, Marlene o Jonathan? Chi vi piace di più? Vado a carpe. Senza, con le carpe da ginnastica. Allora, Marlene o Jonathan? Chi prendo? Fatto. Mettiamo il nome. Perché M punto? No, che triste. Mettiamo. A punto Ped Girk è islandese. Ok, allora iniziamo. Nome e cognome. Allora, questo è composto da 5 fasi. I punti di fase avranno somma. Va bene, non lo sapremo mai. Eccoci qua. Allora, iniziamo. Selezioniamo. Allora, da fondare. Vediamo un attimo. Ok, qua che mi sembra un punto abbastanza ragionevole. Andiamo un po' a fondo. Forse un po' troppo a fondo, facciamo la rimettere a galla. Bisogna dare anche un certo movimento per tirare il pesce. Eccolo, eccolo, eccolo! Ce l'abbiamo. Ok. Nella parte destra possiamo vedere la tensione della lenza. Se si tende troppo, si spezza. Caspita, sta combattendo, maledetto. Eppure non è che sia. Ok, non è che sia così grande. Ah, 1,5 kg, dai, buono. Qua, qui mi ispira molto, però direi di cambiare esca. Una bella esca vibrante. Vediamo se ha attirato il nostro amico. No, non sembra particolarmente interessato. Quindi, direi di cambiare. Però la zona mi sembra buona, non c'è niente di. Bel polipo di fiume. Ok, buttiamo qui. Però andiamo un po' a fondo. Niente. Non mi sembrano particolarmente interessati questi pesci. Forse non è l'esca giusta. Andiamo su questo qua. Però qualcosa di interessante c'è. Tanti anni fa ho visto una docu-serie sulla pesca di pesce spada. Non avevo detto, ma l'ho guardata tutta. Era super appassionante. Questo è bello, ragazzi, questo è bello. Questo tira un sacco. Sì, ma la pesca del pesce spada è da paura, eh. Questo è grosso, eh? Buttiamolo un attimo a fondo.
Caspita, se è pericoloso. Hanno dei coltelli. Sono affilatissimi. Io ho visto un video dove un pesce spada è saltato sulla barca e ha aperto il polpaccio di un tipo. Ma affilati come rasoi. Questo è bello. Questo è bello. Quasi 8 chili. Tanta roba. Tanta roba. Sì, qua la zona è buona. Andiamo qua sotto il porticato. Quest'esca la vedo molto molto interessante. Però facciamola riaffiorare, che magari. Diamogli un po' di. No, niente, non è andata. Vediamo se gli piace di più questa. Comunque lì in quella zona ci sono. Anche con l'attrezzatura e il rischio di cadere in mare di notte, c'è chi ha lasciato dritta, ho anche la vita. Sì, è vero, è verissimo. Poi questo tipo di pesca così a livello preso, questo è piccolino. Tutta la pesca che si fa di notte, fondamentalmente. No, ho finito il tempo. Undicesimo. Vabbè, dai, non male. Questa è certo soddisfazione. Non so se poi avete mai visto anche la pesca ai granchi. La pericolosità. Anche perché vanno con mare agitato, con mare calmo. Non si mettono grossi problemi. Discovery forse c'era una serie sulla pesca ai granchi molto interessante. E vabbè, lì è più. Non male, dai, 2 kg, buono. Con le granchi diciamo che un po' meno pesca, perché buttano le nasse, aspettano, quindi pesca, boh, non so se sia proprio pesca, se è definita pesca quella. Ok. Teniamolo fuori. Voglio perderlo perché non è malvagio, non è grande, ma non è neanche male. Ok, 1,5 kg. Oh, ho beccato un'esca speciale. Che andiamo a provare subito, però la buttiamo qua. Ma se guardate un pochino i vari discovery, i vari canali, diciamo, tematici, ci sono un sacco di programmi di pesca, tutti i tipi di pesca. Per la pesca al fiume, non so se vi è mai capitato di vedere River Monster, dove andavano a pescare delle robe gigantesche e immense. Non so perché, ma come la sensazione è che questa. Ciao al capo, buonasera, benvenuto. Una tartaruga d'acqua dolce, simpatici. No, questa esca speciale fa un po' schifo, mi sembra, e non è molto appetibile. Jeremy Wade, pescatore di Venom, esatto, Jeremy Wade, un grande. Pare che sia molto. Anche questa non dà grande soddisfazione. Ok, vediamo questa vibrante. Si attira di più. Non c'è nessuno in questo posto. Ma è un lago morto. È deserto. Vediamo dall'altra parte che era. La cernia di fango, no, di lago, che poi
Lago e fango vanno sempre molto di pari passo. Niente, non sono appetibili. Vediamo se questo piace di più. Facciamo fare un po' di gioco, ma niente, non mi pare che piacciono molto. Prendiamo quella che ci ha dato grosse soddisfazioni e vediamo se questa acchiappa. No, ho fatto veramente schifo a sto giro, eh. Andiamo qua, vediamo un po' cosa c'è di bello. Ma no, c'è quello enorme! Se qui lo tiro su veloce perché tanto è un pescetto. Questo qui lo rilascerei pure. Però qui c'è roba interessante, però andrei con questo. Magari è più appetibile per i pesci proprio grossi. Beh, non c'è più nessuno. Niente da fare. Questo mi sembra il più interessante come esca. Niente, qua non mangiano. Direi di provare a buttarla qua. Niente, non sto andando benissimo, eh. Ok, preso. Dai, non voglio perderlo. Però. Speravo meglio. Speravo meglio. Voglio capire quando è che ci fa cambiare stage. Eccolo qui, agganciato. Questa robetta però non stiamo andando granché, eh. Vediamo qua. Facciamo fare un po' di scatti, un po' di gioco. Ecco, ah, non l'ho mangiata, maledetto. Però interessante, una zona buona. Questo è bello. Questo è bello, questo è bello. Con questo recuperiamo. Tira, maledizione. Non voglio perderlo. Bisogna tirare sempre molto lentamente e dargli lenza quando tira. Dai che ce l'ho quasi in barca. Bello, 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 bello. Con questo abbiamo fatto il botto. Questo è bello pesante. Ah, una bella esca nuova, un bel popper. Testiamolo subito. Sempre qua, che mi sembra una zona abbastanza pescosa.
Eccolo il peso. Non è niente di che, però ci accontentiamo. Giocato al bar alcune volte e mi sono sempre cazzato come un pellicano. Sì, vabbè, però il bar era difficilissimo, me lo ricordo. Allora, vediamo un po' qua. Buttiamola qui, vediamo cosa succede. Tempo finito. 16° posto. Un po' così, eh. Dati personali, vediamo cosa mi dà sui dati personali. Porta esche. Ok. Ok. Ciao Roberto, buonasera, benvenuto. Vai, andiamo sul secondo stage, vediamo se riusciamo a fare un po' meglio. Ah, un bellissimo paesaggio qua. Vediamo di utilizzare subito questa. C'è anche un po' di nebbia quest'oggi. Di solito quando vedo i video in questa zona dove ci sono queste specie di archi, si pesca sempre da paura. Solo qua non c'è assolutamente niente. Proviamo sotto. Qui, sotto quest'arco qua che è top. Ok, l'acqua è un po' torbida, quindi diciamo che la scelta di quest'esca è ideale perché comunque è bella colorata. Però la cambiamo perché vedo che non stanno mangiando a sufficienza. Proviamo questa qua che non so neanche come funzioni, non so neanche come utilizzarla. Ah, va un po' a fondo, un po' sale. Ma non c'è niente qua. È deserto questo posto. Proviamo qua qui. Non ho preso ancora niente, cioè facciamo andare un po' a fondo. Non so se è buggato, non c'è manco un pesce. Niente, niente da fare. Cambiamo di nuovo esca, vediamo. Vediamo su questa qua che ci ha dato immense soddisfazioni. Ma non sta andando bene la situation, eh. Non so che dirvi, non c'è niente, non ci sono pesci. Grazie per il mimimi. Non capisco, non so se è un bug. Proviamo sotto questo puntile, visto che là non dà soddisfazione. Non capisco, non ci sono pesci. Non so, è deserto. Proviamo qua, vediamo un po'.
Vabbè dai, prima un pesce l'abbiamo visto almeno. Vediamo qualcosa che avrà un po' a fondo a sto punto. Io vedo che se no, no non prendiamo niente. Non sembrano minimamente interessati neanche. Cioè finisco... Ho finito a zero! Ok, sembra un po' più limpido. Sembra un po' più limpido, forse... Forse va un po' meglio adesso. No, niente, non... Nulla. Vediamo qua che era più interessante la situazione. Non so che dire, non ci sono pesci. Non c'è niente. Niente da fare, zero, deserto, deserto assoluto. Adesso non so se ci sia qualche problema. Perché non mi sembra normalissimo. È un po' a fondo, vediamo se... Niente da fare. Non c'è che questa la finiamo proprio proprio male. Andiamo, adesso proviamo a mettere questa qui. Inizio seriamente a pensare che ci sia qualche bug, perché ok non pescare, ma non ci sono neanche i pesci, non c'è niente. No, allora diciamo che l'esca fondamentalmente ha non tanto la temperatura ma quanto il clima, cioè se l'acqua è più torbida, l'acqua è più mossa, se vuoi pescare in superficie, a mezz'acqua, a fondo. Diciamo che è più su quello, non tanto per la temperatura. Ma qua non ci sono proprio pesci. Che ci hanno portato in un posto morto. Non so che dire, sto anche pensando di riavviare il gioco, perché comunque non c'è niente. Con questo qua vediamo per prima in superficie, ma niente. Niente di niente. Sto provando un po' tutto. Eccoli lì, qui c'è qualcosa. Ma non sembra minimamente interessati. Niente, zero anche questo turno. Evening. Select the lure. Proviamo questo qua, vediamo un pochino se a quest'ora questo colore un po' sgargiante aiuta di più.
Niente, a bocca un poco pesce a tale a mosca. Ma le ho provate un po' tutte, non so più cosa mettere. Poi non ci sono proprio pesci. Proviamo una un po' in superficie, vediamo cosa succede. Ma non... Anche in superficie niente. Andiamo con questa qua, che mi ha portato bene. Andiamolo a fondo, vediamo se... Ma io dico almeno uno per non fare cappotto pieno. Non sembrano minimamente interessati alla mia esca. Continuiamo, andiamo con questa qua, il popper, vediamo un attimo cosa succede. Sto provando tutte. Almeno riuscire ad attirare catturando. No, ma non ci sono proprio. Questo è il problema, non ce ne sono pochi. E quei pochi che ci sono non sono minimamente interessati alla mia esca. Niente, niente in fondo, niente fondale, niente... Non so, ripeto, io ho questa sensazione che sia abbastanza buggato, perché non è possibile. Cioè, non ce ne sono proprio pesci. Niente, deserto. E vedi pesche impiegabili, ma sembra più che nessuno di essi attiri. Ma infatti è questo che mi sta lasciando un po' perplesso. Sto andando a fondo, a mezz'acqua, a galla, a zigzag. Niente, non... Non attira proprio. Niente, è deserto. Capisco che cerchiamo di fare il più realistico possibile, ma... Cioè, non abbiamo preso niente in questo stage. Niente, zero proprio. Ma aspetta, non so, non vorrei che fosse un bug, perché mi sembra improbabile. Cioè, no, a me non è mai capitato di non prendere nulla. Successivo. Adesso vediamo nella nuova zona. Che nella nuova zona non c'è niente, riavvio il gioco perché non ha senso. No, qua ci sono, era proprio il punto che era morto. Ok, la zona qua è buona, magari serve un'esca un po' più interessante. Sì, no, ma anche qua non è male. Oh, ma non sembrano per niente interessati alle mie esche. Questa mi incuriosisce tantissimo.
Facciamogli fare un movimento vermiforme, vediamo se attira qualcosa. Niente. Sì, diciamo che è figo anche per quello, perché simuli con il nunchuk, simuli mulinello. Ma, ripeto, giocato con il mulinello del Dreamcast è top. Oh, finalmente un pesce. E non deve essere neanche malvagio, eh. Vediamo quante 2,5 kg, dai. Oh, ho preso. Almeno qua si pesca. Bello combattivo. Piccolino, ma vabbè, dai, meglio di niente. Sì, Giorgio, giocalo perché è figo. Un po' più lontano, così riesco a fare un po' più di giro. Dai, ma ecco, ho preso, bella. Anche questo non è. Grazie Roberto per il Baby Shark in tema. Piccoletto anche questo. Oh, una super esca. Proviamola subito. Ma ultimo, cioè, queste esche che ci hanno dato fino ad ora hanno fatto abbastanza schifo, quindi non mi. Ok, questa qui bisogna farla. Ok, ho capito come funziona. Avevo una dire un terribile con l'ISO per Wii, poi l'ho dovuto tramontare e l'ho persa. No, peccato. No, come immaginavo fa un po' schifo quest'esca. Adesso che ho messo un nuovo soundare, perché in per fare un altro mese di ferie, per forza. Ma qua ci aggiorniamo di continuo. Ok, preso. Sempre piccolini però, un bel bestione vorrei prendere. E aveva pure regalato la Wii a mio cugino con un altro scoppieno. No, ma ci sono un sacco di giochi carucci, per Wii. Finito il tempo. Dodicesimo. Ok, da 10 alle 14. Cambiamo. Questa qua, niente, inutile. Mi ispira di più. Cos'è un gambero di fiume? No, ma questa zona non mi sembra particolarmente abitata. Quindi spostiamoci completamente dall'altra parte. Vediamo qua se ci dà soddisfazione. Oh, preso, bella. Non capisco perché tutta robetta però, tutti piccoli. Ok. Ah, 700 grammi. Uno schifo. Robetta piredda. Dai, amico mio, azzannalo. Quello
quello è serio, eh. Quindi ci spostiamo leggermente qua, che c'è quello bello grosso. Questo c'è come serio tanzi. No, non gli piace, non gli piace quest'esca, secondo me. Proviamo con questa, magari lo aggrada di più. No, niente, non piace. Sentiamoci questa qua, vediamo un attimo. No, questa proprio la ignorano totalmente. Prima, prima, prima qui. Niente. Ragazzi, solo magia, magari grafica inferiore rispetto alla PlayStation. No, vabbè, cioè, ha dei giochi favolosi tutto ciò che Nintendo, a dire il vero. Confermo. Sembra non aver più fame. Eccolo, è questo. Questo è bello grosso. Se lo portiamo a casa, qua facciamo il botto, eh. E intenzione volevo portarlo. No, l'ho perso. Maledizione. Stava scadendo il tempo. Mi sono fatto prendere dalla foga. Peccato. Ok. Questa cosa è la più pescosa in assoluto. Vediamo qui. È già finita, peccato. Mi esalto sempre. No, qua troppo poco. Grazie a lui per il Baby Shark, perché sono esaltato con il Baby Shark. Dai, mangia. Ah, sempre pescetti. Sì, questo qua viene come niente. Piccolino. Cambiesca per quelli più grandi. Ma non la... Comunque non sono attirati. Non ho capito bene perché. Eccolo qui, questo è serio, eh? Questo è serio. Ho anche il tempo per lavorarmelo bene. Ok, ce l'ho quasi in barca. Ce l'ho in barca. Questo
tanta roba, eh. Amici miei, quasi 5 kg, tanta roba. Oh, un'altra special lure. Vediamo se questa è pescosa. No, non piace proprio manco per niente. Non so perché, ma sono ispirato da questo vermetto simpatico. Non sembra però che piaccia molto, che siano molto invogliati nel cibarsene. Sono spostati tutti, non c'è più niente qua. Ok, mi sa che cambiamo un attimo zona. Vediamo qua cosa c'è di bello. E qua nell'angolino proprio, secondo me è tanta roba qua. Questo è pesce che mi dà soddisfazioni, lo so già. Questo tira veramente parecchio, non voglio perderlo però. Quindi devo andare con cautela. Buono, buono, buono. Vediamo se c'è niente. Time's up. Finito. 31esimo addirittura. Quarto stage. Ah, qua dove c'è il deserto. No. No, qua dove c'è il deserto, no. Però proviamo dov'è quella speciale che andava a fondo? Questa qua. Magari a fondo troviamo qualcosa di meglio. Diciamo che a fondo forse c'è qualcosina in più. Non mi sembrano particolarmente. Piace un po' di pane ammollato. Guarda che non è una cattiva idea. Sì, qua mandiamola giù perché è molto molto torbida l'acqua. Ma non mi sembrano manco un po' interessati, sinceramente, quest'esca. Ah, qui c'è qualcosa che vada sempre a fondo. Questa mi ricordo che andava parecchio a fondo. Facciamolo andare giù e poi recuperiamo. Niente, anche adesso mi sa che ok, almeno un pesce l'abbiamo l'amatto, fortunatamente. Niente di che, ma vabbè, meglio che zero come prima. Quant'è?
anche lì sì, dai, non male. Quindi qua bisogna andare un po' a fondo. Vediamo qua cosa c'è di bello. Beh, bello profondo, eh. Ok. Dai. Niente. Buonasera Jack. Ok. Ciao Jack, benvenuto. Jack, dici, ma tu peschi? Sei un pescatore? Questo secondo me è una bella bestia. Non pesco, cioè vabbè, più o meno siamo lì, eh. Non devo perderlo perché questo... Ok, portato in barca. Qua siamo intorno ai 4 kg. Tanta roba. Ok, questa scala vedo pescosa in questo punto. Bisogna andare a fondo. Quindi andiamo a fondo. Dopo bisogna anche conoscere il territorio. Prima di... è finita. Infatti ci sono i sub che vanno a recuperare tutte le palline perse e le rivendono. Sì, anch'io ho sempre... mi è sempre piaciuto giocare a golf. Però... non lo so, non... guardate che qua non abbiamo granché di strutture. Facciamo andare bello a fondo. Movimento da verme. Ma niente, no no. No, qua bisogna andare proprio fondo a fondo. Anche questo qua andava bello a fondo, se non ricordo male. Una poltrona per due, buonasera, benvenuto. Una poltrona per due, tu sei un pescatore per caso? Adesso lo sto chiedendo a tutti così, giusto per capire. No, io rimetto quello verdino col piumino. Che... mi sembrava particolarmente pescoso in questa zona. Io sono di Sassari come Roberto e Graziano quando è in vacanza. Ok, dai, un pescetto abbiamo preso almeno. Piccolino, robina, robetta, ma... dai, meglio di niente. No, no, non è mai capitato. Nonostante comunque viviamo veramente in linea d'aria, forse 100 metri. Sì, purtroppo sì, al solito ci sono i simpaticoni che danno fuoco.
No, niente, a questo punto non c'è il nulla, ce cioè lo spostiamo. Proviamo qua. Sì, beh, chiaramente. Ne approfittano. Ok. Preso. No, questo lo tiro dentro facile. Ributtiamola qua. Prima qua ogni volta, ogni estate un bagno di sangue. Ma io ho sentito che comunque vogliono aumentare le pene e sarebbe anche giusto. Devono finire in galera e rimanerci per sempre. È possibile che non gli piaccia? Che è buonissimo questa esca, dai. Niente, non... Finito. Li beccano, sai quante volte sono... Tipo guardie forestali, tutta gente stagionale che dà fuoco perché così se ci sono incendi li chiamano. Se quanti ne hanno preso così? Ma no, il masso non ci voleva. Come li fai la ranocchietta? Esatto, fondamentalmente sì. Non la vedo particolarmente pescosa quest'esca. Proviamo a buttargli questa qua. Facciamolo andare bello a fondo. Non è andato. Rimettiamo questa che in questo stage mi è sembrata la più efficace. Ciao Bruno, buonasera, benvenuto. Bruno, dimmi, tu sei un pescatore o eri un pescatore? Ciao Beatrice, benvenuta. Beatrice, tu sei una pescatrice. Dai, per forza sei andato a pescare qualche volta, sei al mare. Peccato. Questo non è male, non è male, non è eccezionale, ma a 2,5 kg buono. No, io no, ma ho accompagnato amici a pescare carpe. Ma come carpe? Beh, a carpe! Sei sul mare e vai a pescare le carpe? Dai! Rixicarpe. Sembra un Pokémon Trixicarp. Però adesso mi torna un po' di freddino. Ok.
Vediamo se riusciamo a fare un altro lancio prima che scada il tempo. Dai, facciamolo qua, vediamo. È scontato ma sempre l'effetto, Jack. Mettiamo gli altri avanti, vediamo se... Eccolo qui, preso. Piccolino, ma... Dai. Fa peso, poi. Ciao Stefano, buonasera, benvenuto. Per Escape Room. Dai. Bella, posso riciclarla? Final stage. Dai, facciamo questo. Select the lure. Select the casting point. Dai, a bocca, niente. Vediamo. Vediamo questa qua. Che cosa dice? Questo. Ma soprattutto non so se avete visto la lenza che passa attraverso le rocce, attraverso i pali, gli alberi. Questo deve essere bello grosso, eh. Sta lottando da paura. Questo pesa, eh. 4,5 kg, bella cattura. Oh, la proviamo subito, un'altra di quelle schette strane. Tipo l'altra. Qua c'era un bel po' di roba. Da affondare anche questa, bella, dai. Per fare magari un po' di movimenti. Dai. Non ho letto chi è, ma grazie comunque. Anche questo. Una bella bestia. Dai, ci stiamo un po' rifacendo. Eh sì, sono gli audio nuovi. Qua ci sono sempre audio nuovi. Ogni settimana. Dai. Ok. Pesciolino, ma... Prima o poi mi farà un colpo con questi audio, però va bene così. Ma un chiletto.
Adesso mi sa che cambio punto perché... Molto pescosa questa esca, eh. Addirittura che mi saltava dietro. Ok, spostiamoci appena appena, mettiamoci qua che lo vedo zona pescosa. Si è finito il tempo. Primo mitico. Vi sta tenendo la pazza gioia con i nuovi sounds, nuovi e vecchi. Dai amico pesce, perché non sei invogliato? Con questo ciao Pepe, buonasera, benvenuto. Agganciato. Come piace a me in italiano e in inglese. Vai, tanta roba la canzone di Frozen. Sai che poi... questo è bello. Fortunatamente è vicino alla barca, devo riuscire a prendere senza troppi problemi. Più di 5 kg, mitico. Qua mi danno l'esca speciale. Eccola qua, l'esca speciale che proviamo subito. Vediamo se da fondo, ma non sa che l'esca piombata. Infatti va. Quell'effetto verme. Ho preso un tubo con quell'effetto verme prima. Facciamo fare questo movimento da verme. No, non mi sembra praticamente interessato. Chiedeva Simone, come mai non avete mai streamato insieme abitando vicini? Non è mai capitato. Non lo so perché, non c'è. Non credo che ci sia una motivazione vera e propria. Non la bocca non è tratta due. No, questa non va.
Vediamo se va questa qui. È finito. Finito il tempo. Ah, sono sceso al quinto posto. Grazie per il fulmine a ciel sereno. Devo recuperare e cercare di vincere almeno questa. Ora, sta parte non c'è mai nulla. A posto. Guarda che poi mi scateno se parte la questions. Ma se non inizia a prendere qualcosa. Non mi sta piacendo sta cosa, eh. Troppo piccolo, non mi aiuta nella classifica per niente. Provo di arrivare primo, ma Time's up. No, niente purtroppo. 17esimo, addio. Sì, 27esimo. Ok. Bene. Bene. Allora.
Direi che per oggi abbiamo giocato abbastanza, anche perché mi stanno incrociando gli occhi. Allora, ditemi un po', vi è piaciuto? Vi siete annoiati? Vi siete divertiti? Ditemi, diamo un voto a questo gioco, dai, dai, diamo un voto a questo gioco da 1 a 10, dai, come sempre, 1 a 10. Bruno, ognuno ha le sue preferenze. Beh, voglio, alla fine è più praticamente uguale. Ce ne sono anche comunque molto più belli e molto più, diciamo, dove devi comunque acquistare tutta l'attrezzatura, le canne, il filo, gli ami, cioè molto più. Dove c'è molto più da fare, molto più gestionale. Ok. Beh, vedi un bel 9 alle battute. Comunque, niente. Mezzanotte meno 20. A me non piaceva che si vedeva sotto l'acqua. Qua, da maniaco di simulazione preferito fosse visuale da pescatore, ma come gioco 9? Beh, devono farti vedere comunque i pesci, il fondale, se no c'è poco gusto. Vabbè, dai, mi fa piacere che vi sia piaciuto, è un po' titubante se portarlo 9, ma gli piacerà, non piacerà, vediamo. Ok. Comunque. Va bene. Allora, vi ricordo di seguirci, di mettere un like sul tubo perché questo video è fantastico. Se lo merita tutto. Quindi direi di sì. In più, ricordatevi di seguirci sui social, se qualcuno mi lancia un social, almeno, anche se la gente che c'è adesso già ci conosce, però un bel social lo butterei. Grazie a tutti per essere passato. Per la fase senza pesci, Oblivion secondo me era un bug, perché non è possibile, non c'era niente, era un deserto, quindi sicuramente un bug. Grazie Daniele per essere passato. Ma cosa dite? Lo facciamo un raidino piccino picciò? C'è qualcuno? Allora, ci sarebbe Chiara. Ah, c'è Fight Gamer. Bea, ti ricordi Fight Gamer che l'avevamo mancata in pieno? Cosa dici? Glielo facciamo un raidino? Che mi farebbe un sacco piacere. Te l'ho scritto giusto su con due trattini bassi, che l'altra volta ce la ci siamo mancato perché avevi messo un solo trattino. Infatti, ma nome più complicato. Quindi, ragazzi, aspettate un attimino. Andiamo a salutare Fight Gamer, che è una ragazza che seguo, molto brava e molto simpatica. Facciamogli un salutino almeno, poi.
Ok. Dimmi quando è pronto, così saluto tutti e ci vediamo domani con Roberto. Cosa porta domani? Dove io sono? Non sono mai aggiornato. Cosa porta domani Roberto? Roberto, cosa porti? Illuminaci che non mi ricordo più. Comunque, domani serata con Roberto solo abbonati. Mi raccomando, passate e abbonatevi se non l'avete già fatto. Va bene. Dai, vi auguro una buona... Alla prima parte per come 64. Non mancate, solo abbonati. Buonanotte. Alla prossima. Thank you.